Ciao a tutti, bentornati. Oggi alla Sindaca Risponde vi racconto un po' di cose che stiamo facendo su Roma. Come sapete sono andata a fare qualche giro soprattutto nelle periferie per controllare l'andamento dei lavori. Vi voglio raccontare alcune cose, alcuni cantieri che abbiamo aperto in questi mesi e ce ne sono altri in apertura. Nel frattempo vi ricordo che in questo momento stiamo concentrando moltissimo i nostri sforzi su tutto il tema del rifacimento del manto stradale, che è una delle prime criticità che ci avete segnalato e che sicuramente costituisce una nostra priorità di governo. Come sapete, l'importante è riuscire a rifare completamente la strada perché la chiusura delle buche, la colmatura delle buche è un intervento spot, è un intervento che serve per eliminare il pericolo, quella che viene chiamata l'insidia stradale, però non deve essere l'intervento definitivo. E quindi abbiamo di fatto fatto una mappatura di tutte le strade di Roma. Lo ripeto, come sapete le strade di Roma si suddividono in strade di grande viabilità e strade municipali. Per cui sia il Dipartimento Lavori Pubblici, che oggi si chiama SIMU, così vi faccio familiarizzare con qualche termine, sia quindi il SIMU si sta concentrando sulle strade di sua competenza, sia i singoli municipi si stanno concentrando molto sulle strade di loro rispettiva competenza. Ovviamente anche qui faccio ancora un passo indietro per raccontarvi come si fa una strada. Purtroppo non basta fare un elenco su un foglio e iniziare ad avviare lavori, perché dobbiamo per prima cosa stabilire qual è la priorità delle strade da rifare, poi dobbiamo, come dire, fare una sorta di preventivo dei lavori, capire quanti soldi servono per rifare le strade, trovare questi soldi, stanziarli in bilancio, fare una gara, aspettare talvolta dei mesi prima che effettivamente si riesca ad aggiudicare il soggetto, la ditta che farà i lavori, e poi questi lavori finalmente possono vedere l'esecuzione. È un procedimento lunghissimo che per i cittadini è sicuramente molto molto duro, perché bisogna attendere qualche mese, talvolta più di qualche mese. Per noi amministratori è altrettanto duro, perché sappiamo e vorremmo darvi una risposta immediata, però sappiamo che le procedure non ce lo consentono, quindi abbiamo avuto, come dire, una fase molto lunga per tutta la parte di reperimento fondi e avvio gare. Adesso le gare sono avviate e questi lavori si iniziano a vedere con una certa continuità un po' su tutta Roma. Ripeto, alcuni sono di competenza centrale del comune, dipartimento che si chiama SIMU, altre sono di competenza dei municipi. Intanto vi racconto che un mese fa siamo andati a vedere a Via dell'Archeologia, che è una strada, per chi non è di Roma, della periferia est di Roma, una zona estremamente critica, estremamente dimenticata, e mi ricordo quando siamo andati a vedere il rifacimento di questa strada, c'erano delle persone che mi guardavano e mi dicevano: noi qui non vediamo l'amministrazione dagli anni 80. Questo deve farci riflettere su quanto bisogno in città ci sia di vedere l'amministrazione presente, di vederla agire sul territorio con lavori concreti. E allora il rifacimento di Via dell'Archeologia per noi è stato un traguardo importante. Allo stesso tempo, sempre su Via dell'Archeologia ci sono moltissime case popolari e abbiamo preso l'impegno chiaramente di iniziare a investire molti più fondi di quelli che già non abbiamo investito adesso, per dare un vero e proprio segnale a tutte le persone che vivono nelle case popolari. Anche quelle sono un patrimonio di Roma Capitale che per anni non è stato purtroppo manutenuto, e oggi se ne vedono gli effetti. Ancora strade che abbiamo e cantieri che abbiamo fatto partire per noi segnano, come dire, un punto di grande soddisfazione, sono quelli che riguardano tutto il corridoio laurentino. Il corridoio laurentino, per chi non è di Roma, è un vero e proprio corridoio della mobilità dedicato solamente ad autobus e in particolare ai filobus, i famosi 45 filobus che abbiamo trovato abbandonati nel deposito ATAC di Torpagnotta e che abbiamo rimesso in funzione facendoli lavorare su altre strade di Roma. Nel frattempo abbiamo avviato velocemente i lavori per aprire questo corridoio, che sarà integralmente dedicato a loro e che consente di collegare, per semplificare un po', la periferia con il centro di Roma, esclusivamente dedicandola al mezzo pubblico, e quindi avere questo corridoio veloce per la mobilità. Siamo andati a vedere lo sviluppo dei lavori, c'è questa rampa di accesso che sta prendendo forma, tutta la parte dell'elettrificazione anche lì
sta continuando, alcuni snodi, alcune rampe, alcune rotatorie lungo il percorso sono quasi pronte, quindi insomma c'è questa, è molto bello vedere come i lavori finalmente, ecco, si sviluppano, insomma, e questo ci fa prevedere una conclusione abbastanza rapida e comunque entro la fine dell'anno di questo corridoio, il che vuol dire che i 45 filobus potranno essere rimessi in funzione, anzi messi definitivamente in funzione nel corridoio per il quale erano stati acquistati. Ancora un tratto molto importante, una piccola rampa ma che per i romani vuol dire molto, è quella di via Masaniello, che in pratica collega un tratto di strada veloce fino alla stazione Tiburtina. Era chiusa da anni, abbiamo anche qui avuto necessità di reperire fondi, fare un progetto per il rifacimento ed è al momento il cantiere aperto per restituirlo ai cittadini. Importante anche il rifacimento di Viale Marconi, è un'arteria estremamente trafficata dell'undicesimo municipio, arteria commerciale sulla quale sapete che all'inizio del nostro mandato abbiamo aperto un procedimento di consultazione pubblica con i cittadini per definire quale sarà l'assetto finale di questa grande arteria, volendo far convivere all'interno di questa strada non solo il trasporto privato, ma il trasporto pubblico dedicato, possibilmente anche delle corsie ciclabili. Sono stati presentati nel corso dei mesi 7 progetti che sono stati messi ai voti e l'Agenzia della Mobilità ha lavorato sul progetto più votato. Adesso stiamo andando avanti ovviamente con il progetto definitivo, in modo tale che ora si procede al rifacimento dell'asfalto che è in condizioni critiche e poi quando tutte le fasi dell'appalto, che come sapete, come vi ho appena detto, sono estremamente lunghe, saranno portate a termine, si procederà effettivamente al rifacimento completo di Viale Marconi, anche con la parte per le piste ciclabili, la parte addirittura per i tram. Chiaramente stiamo puntando molto sulla mobilità su ferro, che per noi è una vera cura per la mobilità in città, una cura perché sia perché il trasporto pubblico è fondamentale per iniziare a deflazionare, quindi per abbassare l'utilizzo del mezzo privato, sia perché c'è da dire Roma ha un sottosuolo ricco di preesistenze archeologiche, di resti. Allora avete visto che bella che è la stazione metro di San Giovanni, è estremamente preziosa, impreziosita dall'esistenza di numerose teche, effettivamente è una stazione museo, quindi sembra di scendere all'interno di una vecchia villa romana. Altrettanto sarà la stazione di Ambaradan e ci immaginiamo che tutte le altre stazioni, soprattutto quelle che passano per il centro, saranno altrettanto preziose. Questo però, che per noi è una vera e propria ricchezza, significa anche che probabilmente Roma non sarà a breve, non voglio dire mai, ma non sarà a breve come New York, come Londra o come Parigi, non potrà contare su una rete metropolitana così estesa, così capillare, perché soprattutto nel centro di Roma noi abbiamo questa ricchezza che ci caratterizza, ma che probabilmente costituisce un piccolo ostacolo allo sviluppo indiscriminato di metropolitane. Per cui pur volendo puntare sulle metro, e abbiamo in cantiere il progetto di metro D e il progetto della metro E, c'è da dire che nel frattempo che queste metro vedano effettivamente la luce dobbiamo pensare ad altro. Allora, oltre all'intensificazione dei mezzi pubblici, della creazione di corsie preferenziali per far aumentare quella che si chiama velocità commerciale degli autobus, ossia la velocità alla quale gli autobus camminano, che li rende, come dire, immuni dal traffico e li rende preferibili al mezzo privato, dobbiamo anche pensare ad altro. Sempre sulla scorta della mobilità pubblica e di un elevato rendimento in termini di efficienza energetica e di abbassamento e abbattimento delle emissioni inquinanti, cioè dell'inquinamento, di fatto c'è la rete tranviaria. La stiamo estendendo tutta una serie di progetti per coprire a ragnatela tante linee di tram. Nel frattempo sicuramente una importante è quella che ci sarà sul corridoio di Viale Marconi. Nel momento in cui la progettazione sarà ultimata vedrà anche la luce. Mi stanno arrivando molte domande e ho visto che un altro tema importante, sempre sulle strade, forse interessante è il lavoro che stiamo facendo sulla Colombo e sulla via Ostiense. Qui devo dire che noi scontiamo un dato importante del quale dobbiamo parlare in maniera molto molto franca, ossia quella che è la coesistenza tra strade ad alto scorrimento e alberature,
Che cosa succede? Succede questo: noi a Roma abbiamo un patrimonio arboreo estremamente ricco, diciamo che gli alberi che affacciano sulle pubbliche vie sono circa 80.000. Come sapete, abbiamo avviato già un lavoro di mappatura, che non è semplice perché dobbiamo, attraverso degli agronomi qualificati, dobbiamo valutare lo stato di salute degli alberi. Il dato che è ineliminabile è che la maggior parte dei nostri alberi sono molto anziani, sono arrivati a fine ciclo vita. Questo soprattutto per gli alberi come pini, che diventano estremamente alti e che hanno le radici affioranti, questo diventa un problema di grande criticità, perché noi ci troviamo di fatto ad avere delle arterie fondamentali in città, come quelle che sono la Via del Mare e la Via Ostiense, Via Cristoforo Colombo, che di fatto costituiscono un vero e proprio asse di collegamento tra due parti importanti della città, che è il decimo municipio, quella che viene tradizionalmente chiamata Ostia, e il centro città, e però sono piene di radici affioranti che quindi possono creare dei disturbi. Allora, in tutti quei tratti dove già siamo intervenuti e dove era possibile fresare le radici, quindi significa limarle, abbassarle senza compromettere la stabilità dell'albero, siamo intervenuti. Stiamo continuando a monitorare la strada per capire se possiamo effettuare dei lavori di questo tipo, che sono poco invasivi per i nostri alberi. Però nel momento in cui troveremo degli alberi che per la loro età e per la misura delle loro radici non potranno vedersi limitare a un intervento di fresatura, dovremo prendere una decisione. E la decisione, che secondo me può essere dolorosa, però è scontata, nel momento in cui tra la sicurezza delle persone e l'esistenza degli alberi c'è da fare una scelta, io credo che la sicurezza delle persone sia prevalente, quindi estremamente, con estrema cautela, perché nessuno vuole disboscare, questo sia chiaro, però io credo che quando gli alberi si trovano a costituire un'insidia troppo grande per poter essere eliminata con un intervento superficiale, dobbiamo avere anche il coraggio di abbattere quegli alberi, ripiantarli assolutamente, perché costituiscono veramente una parte importante della nostra città, nonché sono anche tutelati per quanto riguarda quella che è la vista e la veduta e quindi la prospettiva di queste strade, però dobbiamo essere anche in grado di prendere decisioni coraggiose come quella di abbattere un albero se serve, e io credo che in questo dovremmo essere tutti d'accordo, perché la salute e la vita di una persona vale più della vita di un albero. Ancora, permettetemi, ho il cellulare davanti, vi guardo le domande che arrivano in diretta, che sono tantissime. Mi chiedete come sta andando la raccolta differenziata secondo il nuovo modello. Come sapete, abbiamo iniziato in decimo municipio, o meglio, veramente a dicembre abbiamo iniziato con la sperimentazione nel quartiere ebraico ed è andata molto bene. Dopo già la prima settimana la raccolta differenziata era schizzata all'84% ed è un dato stabile dopo oltre 6 mesi. Adesso abbiamo iniziato copiando quel modello e adattandolo a realtà molto più grandi come quelle del decimo e del sesto municipio, che insieme contano 500.000 abitanti. Abbiamo iniziato in decimo municipio nel quartiere dell'Axa e il dato della differenziata è simile, 83-84%. Nei prossimi giorni continueremo a estenderci nel decimo municipio. Nel frattempo abbiamo avviato, dopo la consegna di tutti i kit taggati, ossia con un codice che è riferibile al singolo utente, abbiamo avviato la raccolta in sesto municipio, in particolare nel quartiere di Fontana Candida, anche questo conta 10.000 persone, quindi diciamo che andiamo con questi step anche molto, molto importanti. Cioè, il punto è che quello che di solito nelle altre città si fa in anni, quindi sappiamo che altre città possono avere 200.000 abitanti, 500.000 abitanti le città più grandi, ebbene noi dobbiamo coprirle nell'arco di 6 mesi, quindi marciamo insomma a tappe forzate insieme alla cittadinanza per ripulire quei quartieri. Un dato importante che voglio dirvi sulla differenziata è che funziona bene se tutti noi ci impegniamo a farla bene. Non funziona quando ci sono quei furbetti che, pur di non fare la differenziata, prendono il sacco nero, mettono tutto dentro e vanno a buttare in altre zone della città. Purtroppo lo abbiamo visto, lo abbiamo anche documentato con dei video che ci hanno inviato.
Se noi vogliamo che Roma sia pulita, dobbiamo essere i primi a cercare di rispettare alcune regole. È vero che AMA sta lavorando tantissimo ed è vero anche che in molte zone di Roma ancora ci sono dei rifiuti per strada. Io devo dire in questo caso una cosa, non si tratta di fare uno scaricabarile, ma ricordare come funziona il sistema della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, perché così possiamo capire effettivamente dove sono le criticità. Come sapete, AMA, che è la nostra azienda dei rifiuti, come tutte le aziende dei rifiuti comunali, devono occuparsi della raccolta dei rifiuti, cosa che fanno con i loro camioncini. In alcuni casi, come nel caso di AMA, si occupano del trattamento. Noi abbiamo degli impianti di trattamento dove i rifiuti arrivano, vengono trattati e poi però lo smaltimento non è in capo alle aziende comunali. Sicuramente non lo è ancora per AMA, noi vorremmo, abbiamo sempre detto che AMA deve chiudere il ciclo della raccolta differenziata, quindi deve potersi occupare di tutta la filiera, dalla raccolta al trattamento allo smaltimento. Per questo abbiamo presentato alla Regione già due richieste di autorizzazione per due impianti di compostaggio, affinché tutto l'umido, tutto l'organico, che sono sostanzialmente gli scarti della cucina per intenderci, possano andare a diventare compost, ossia terra fertile per essere sparsa sui campi. Vorremmo che tutto questo fosse trattato direttamente da AMA in modo tale da non dover scontare difficoltà da parte di aziende terze che magari per un periodo non possono prendere dei rifiuti. Ecco, cosa succede quando le aziende che si occupano di smaltimento, ossia la parte finale del ciclo dei rifiuti, chiudono le porte? Succede che i nostri impianti di trattamento si riempiono e i nostri camioncini iniziano a non poter più raccogliere i rifiuti da terra perché non sanno più dove andare a scaricarli. Allora, in questo ciclo, in questo percorso, ci sono degli enti che se ne occupano, ci siamo noi, ci sono delle aziende private, c'è la Regione. Sicuramente nel momento in cui riusciamo tutti quanti a fare il nostro lavoro, si lavora bene. C'è da dire, e questo lo dico senza peli sulla lingua, che purtroppo dalla chiusura della discarica di Malagrotta la Regione dal 2013 non ha fatto nulla per creare una vera alternativa a quella che era la discarica. Per questo abbiamo sempre dovuto ottenere delle autorizzazioni spot per andare in un impianto o in un altro. Quando queste autorizzazioni vengono a mancare si creano dei problemi nelle città dove questi rifiuti vengono prodotti. Sappiamo che la Puglia ci ha offerto aiuto purtroppo solo per un mese e per 200 tonnellate al giorno, che è un quantitativo estremamente limitato che non risolve i problemi e comunque purtroppo questo supporto è finito. Se la Regione Lazio, come dice, non ha impianti a sufficienza, deve fare quello che fanno tutte le altre regioni d'Italia, avvalendosi di una normativa nazionale, ossia la possibilità di chiedere a regioni limitrofe di portare i loro rifiuti a smaltire in altre regioni dove ci sono degli impianti capienti, cioè degli impianti che possano ricevere rifiuti. Qui ogni volta che si fa a Roma si parla, titoli sui giornali, la Raggi di qua, la Raggi di là, non funziona così. Nelle altre regioni tutto questo avviene in silenzio, nel rispetto della norma, perché tutti sanno che l'importante è smaltire bene e rapidamente i rifiuti affinché non rimangano sulle strade. Solo qui sembra che si voglia fare politica con i rifiuti, io francamente la trovo una questione veramente piccola e squallida. Siamo comunque pronti a collaborare con il governatore per il nuovo piano rifiuti, nel frattempo dobbiamo attuare l'esistente e dobbiamo aiutare i cittadini a non vedersi più la spazzatura sotto strada. Noi stiamo facendo sotto la propria casa, noi stiamo facendo tutto quello che è necessario, dobbiamo avere un impegno ufficiale da parte della Regione che dal 2013 sostanzialmente sta a braccia conserte. Un'altra cosa che vi voglio dire è che è stato scongiurato lo sciopero dei lavoratori AMA, che era previsto in questi giorni. Infatti loro cosa chiedono? Chiedono ovviamente più assunzioni. Perché? Perché il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti comunque impiega tante persone. È un tema sul quale stiamo lavorando, anche noi siamo ben contenti di poter avere più operatori che ci aiutano e che ci aiutino a togliere i rifiuti dalle strade, che ci aiutino in un processo corretto di smaltimento. Come sapete, per le assunzioni bisogna rispettare delle norme di legge, stiamo facendo anche qui tutto un percorso affinché possiamo essere rispettosi della legge ma rispettosi delle esigenze di questi sistemi di raccolta. Voglio raccontarvi anche di una bella novità, che è quella della pedonalizzazione di un ulteriore tratto di Via del Corso. Come tutti sanno, anche magari chi non vive a Roma e vive fuori città, sanno bene che Via del Corso è una delle vie principali dello shopping di Roma, la via commerciale per eccellenza. Siamo
riusciti a togliere le macchine da un altro tratto importante, un altro tratto sul quale affacciano molti negozi. I negozianti chiaramente sono contenti, perché avere persone che possono dedicarsi allo shopping o a fare solo una passeggiata senza avere macchine che sfrecciano da entrambi i lati è sicuramente più rilassante per i turisti ed comporta più, come dire, più ricavi anche per i commercianti. C'è da dire che la sperimentazione, o meglio questa nuova misura, è appena partita e quindi ci sono ancora delle misure, insomma, da attivare al 100%, per cui anche questa mattina abbiamo visto qualche auto, prevalentemente però diciamo auto delle forze dell'ordine, che hanno la possibilità di transitare anche sulle zone pedonali per ragioni di servizio. Adesso cercheremo di limitare ancora di più questo transito, benché urgente, benché limitato a singoli veicoli, per consentire ai pedoni di godere in tutta sicurezza e in tutta tranquillità di questo ulteriore tratto di strada pedonalizzato. Sta andando benissimo la MIC, mi chiedete della MIC, dove si può acquistare? Si acquista nei musei, in tutti i musei civici di Roma, basta andare lì. La validità è di 12 mesi dal momento dell'attivazione. Si può richiedere anche al sito www.museincomune, però non viene attivata finché materialmente non ci si reca la prima volta nel museo, e quindi da lì partono i 12 mesi. In questi primi 10 giorni abbiamo avuto oltre, mi pare, 2000 richieste, quindi è importante vedere come le persone sappiano che avere una tessera per poter entrare gratis in tutti i musei civici è, come dire, estremamente popolare, è una cosa per la quale abbiamo molte richieste. Tra l'altro lo stesso ministro Bonisoli ha raccolto la nostra idea, ha detto che gli piacerebbe estenderla un po' a tutta Italia. Mi chiedete anche delle nuove linee bus per Ciampino. Sono due, sono il 520 e il 720, che abbiamo attivato in questi mesi grazie al lavoro congiunto sia di ATAC che della Commissione Mobilità presieduta da Enrico Stefano e dall'assessorato Linda Meleo. È una misura che in teoria è molto semplice, poteva essere, come dire, presa tanti anni fa, perché molti ci chiedono perché non l'avete fatto prima. Boh, noi siamo arrivati da 2 anni, abbiamo raccolto tante richieste che ci avete fatto e abbiamo attivato questi due autobus che portano rispettivamente alla metro A Sub-Augusta e alla metro B Laurentina direttamente dall'aeroporto di Ciampino. Sono estremamente frequentati, soprattutto durante gli orari di atterraggio e di decollo degli aerei, perché chiaramente molti turisti utilizzano l'autobus per arrivare direttamente in aeroporto, lo usano anche molti lavoratori che infatti ci ringraziano per aver potuto lasciare finalmente a casa la loro automobile. Un'altra cosa che ci state chiedendo è la sperimentazione dei tornelli. I tornelli, come sapete, abbiamo sperimentato su un autobus di Roma, abbiamo sperimentato i tornelli. Che cosa sono? Sono dei veri e propri blocchi all'ingresso che si aprono solamente quando il passeggero in qualche modo passa davanti a un lettore quello che può essere il biglietto, la tessera, e quindi sostanzialmente fa capire che ha pagato. Cioè, quello che accade normalmente in tutte le città del mondo, qui a Roma è un miraggio. Allora, dopo aver fatto tante campagne di sensibilizzazione per pagare il biglietto, cosa che, ripeto, è normale per un servizio pubblico, dopo aver intensificato anche i controlli dei verificatori, abbiamo sperimentato i tornelli. Ed è un sistema che, sebbene all'inizio, nei primissimi giorni, ha rallentato un po' le corse, perché molte persone salivano senza biglietto, dicevano cos'è questa novità per la serie, perché dobbiamo pagare il biglietto, in realtà da subito ha mostrato le sue potenzialità, ossia fatto capire che anche a Roma, quindi anche all'interno del raccordo, valgono le regole che valgono in tutta Italia e valgono nel resto del mondo. I servizi pubblici si applicano, si pagano, scusatemi, anche qui. E la cosa più bella è stata vedere il video di un utente che, probabilmente riprendendo una scena, faceva vedere come gli stessi passeggeri che avevano timbrato il biglietto sostanzialmente scoraggiavano il passeggero furbetto che voleva passare al di là dei tornelli senza timbrare, dicendo tu non sei migliore di me. Ecco, io credo che questo sia un bel segnale. Un segnale perché fa vedere come quello che noi vogliamo realizzare è questa sorta di coscienza collettiva per cui la città è di tutti,
tutti vuol dire che è anche casa tua, e se tu paghi l'autobus perché la regola e la legge vuole che tu paghi l'autobus, allora devi essere tu il primo a controllare il tuo vicino, che paghi l'autobus anche lui. E chiaramente noi non possiamo avere un controllore su ogni passeggero, come non possiamo avere un agente della polizia locale per ogni cittadino. Noi dobbiamo far sì che questa coscienza civica, questa attenzione civica, questa cura della città ricominci a essere patrimonio di ciascuno di noi, ricominci a far parte del nostro modo di sentire la città. E allora, se riusciamo a stimolare nelle persone una sorta di anche attenzione a tutto questo, fino anche a sollevare una sorta di riprovazione sociale nei confronti di chi non si comporta bene, beh, io credo che questo sia un ottimo successo, perché quando ci si sente ripresi dai propri concittadini, forse ci si pensa due volte prima di commettere un'azione che sostanzialmente è contraria alle regole. Proprio perché abbiamo parlato di polizia locale, vi dico che sono già arrivati i nuovi 350 vigili, sono i vigili vincitori di concorso, se ne parlava da anni, siamo riusciti ad assumerli, hanno fatto un corso in questo ultimo mese prima del loro ingresso in servizio, adesso sono stati dislocati in alcuni municipi di periferia e in misura più massiccia al centro e nel decimo municipio a Ostia. Perché? Perché questa è una assegnazione provvisoria che sostanzialmente fa vedere e va a collocare queste maggiori forze dove d'estate c'è una maggiore frequentazione. È evidente che i turisti, soprattutto d'estate, sono presenti al centro, sono presenti nelle zone della Movida e sono presenti anche sul litorale romano. Quindi diciamo che la scuola a questi ragazzi gliela facciamo fare sui posti più duri, quelli dove in questo momento c'è bisogno di una presenza H24 delle nostre forze di polizia. E poi finita l'estate saranno assegnati definitivamente ai gruppi di destinazione. Se è comunque previsto, tranquillizzo tutti, è comunque previsto un altro gruppo, un altro ingresso di altri circa 300 vigili che dovremmo riuscire a esaurire entro la fine dell'anno o al massimo entro i primi mesi dell'anno 21. E tutto questo chiaramente noi lo dobbiamo fare sempre rispettando quelle che sono le leggi nazionali sulle assunzioni, però cercando di accelerare ove possibile per andare a colmare purtroppo un vuoto di organico che si fa sentire. Su questo ribadisco come l'attenzione alla sicurezza, moltissimi mi chiedono qual è le azioni, cosa sta facendo il Comune di Roma sul tema sicurezza. Allora io qui voglio ribadire con forza un concetto. Il controllo dell'ordine e della sicurezza pubblica non è affidato alla polizia locale, è affidato alle forze dell'ordine, che tradizionalmente sono polizia di Stato, carabinieri. Però noi non siamo esenti, attenzione, noi come polizia locale e come comune non siamo esenti dal coadiuvare queste forze dell'ordine, tanto che non solo lavoriamo in team in alcuni casi, ma abbiamo un tavolo permanente aperto che è il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblico, è un tavolo che è aperto presso la prefettura è l'organo che a livello locale rappresenta il Ministero dell'Interno, che si occupa di sicurezza pubblica e che con noi collabora su alcune situazioni che chiaramente sono più sentite. Perché dico questo? Perché Roma ha determinate situazioni dove è necessario intervenire. Io ricordo per esempio l'azione che abbiamo fatto per la cancellazione dei murales della vergogna, quelli che erano in sesto municipio e che da anni sostanzialmente andavano a ritrarre dei boss locali. Questa è stata un'operazione che abbiamo dovuto condurre, per esempio, insieme alle altre forze dell'ordine per presidiare il territorio, per evitare sostanzialmente ritorsione nei confronti di quelle persone che di fatto armati di pennello e vernice andavano a ricoprire queste immagini. Ci sono alcune situazioni estremamente delicate nelle quali lavoriamo insieme. Il Comune di Roma chiaramente è pronto a garantire tutto il supporto, per il resto devo dire che è... che se ne parla molto in prefettura ed è compito del Ministero assicurare il presidio del territorio. Sono certa che in questo il Ministro Salvini sarà altrettanto efficace e vorrà garantire, insomma, insieme a noi il massimo presidio per la sicurezza dei nostri concittadini. Un tema sul quale mi chiedete di fare una riflessione è quello dell'accoglienza, l'accoglienza per le persone più fragili. A Roma abbiamo moltissime fragilità, vi ricordo che il sistema delle fragilità storicamente è stato strutturato
per dare accoglienza a gruppi di persone suddivisi per categorie. Quindi si parlava degli anziani fragili, si parlava dei disabili, si parlava delle donne con bambini. Nella realtà dei fatti ci siamo resi conto già dal primo anno che questa classificazione non consentiva di prendere in carico le persone, perché molte di loro giustamente non volevano separarsi dal nucleo familiare. Per cui abbiamo iniziato a riscrivere quelle che sono le regole dell'assistenza, cercando di prenderci in carico direttamente il nucleo fragile. Per far questo abbiamo avviato dei bandi per reperire immobili e organizzazioni che si occupassero della presa in carico dell'intero nucleo. Un primo bando purtroppo non è andato a buon fine, perché mi rendo conto che abbiamo, come dire, sovvertito completamente quella che era l'ordine secondo le regole tradizionali dell'assistenza. Stiamo lavorando a un nuovo bando e questo ci consentirà, non solo, nel frattempo abbiamo comunque collocato e abbiamo rivisto una serie di collocazioni proprio per poter ospitare degli interi nuclei, e in alcuni casi ci siamo anche riusciti. Chiaramente la direzione che il Comune di Roma vuole prendere è completamente diversa da quella che è stata, che abbiamo trovato in questi anni. Ci vorrà un pochino di tempo, perché dobbiamo far capire come la finalità di questa amministrazione è quella di farsi carico dell'intero nucleo fragile, non andare a dividere le famiglie. Oggi tuttavia la divisione è ancora il mezzo prevalente che possiamo garantire, tuttavia sappiate che stiamo lavorando alacremente per creare un'alternativa stabile. Un'ultima cosa che ci tengo a dire: oggi ho incontrato il vice premier Luigi Di Maio, abbiamo parlato di varie cose, ma soprattutto abbiamo lanciato e abbiamo condiviso l'idea di una cabina interministeriale per lo sviluppo di Roma. Sapete bene che Roma è la capitale, noi vogliamo che possa competere con le altre capitali internazionali da pari a pari, vogliamo poter avere delle interlocuzioni con i ministri in maniera diretta, e riteniamo che questa cabina interministeriale possa avere l'effetto auspicato. Parallelamente continueremo a lavorare al rilancio delle misure di Roma Capitale, all'aumento di competenze, ed è insomma con questo che al momento vi saluto. Continuate a seguirmi, continuate a seguire anche le pagine degli assessori, dei presidenti di municipio, che vi possono aggiornare su tantissime situazioni. Scusatemi se non ho risposto a tutto, continueremo comunque a darvi aggiornamenti. Ciao!